Salve a tutti, oggi voglio mostrare l'installazione del nuovo monitor della Rode TOP 10.25. Questo che vedete adesso al cruscotto è il 933, sempre della Rode TOP. La prima cosa da fare è bisogna rimuovere questi due bocchettoni laterali. Io già ne ho tolti prima con una forchetta che poi vi farò vedere. Uno. Questo è l'altro. Se vedete bene all'interno c'è una fessurina qui dentro dove si deve mettere questo apposito aggeggio. Un attimo che lo prendo a forchetta. All'interno la fessurina e tirare fuori. Di conseguenza, poi ci spostiamo sul monitor e dobbiamo rimuovere queste due linguette dove ci sono delle viti che vanno smontate. Una volta rimosse le due viti dietro, basta sollevare il monitor in questo modo. Dopo si passa allo smontaggio del lato radio, che è questo. C'è una vita qui, una vita lì, dove c'è quel bianco, e l'altra è lì. Una volta svitate quelle tre viti, lo stereo viene fuori. Sganciare questo spinotto e tirare fuori l'autoradio. Una volta tirato l'autoradio fuori, bisogna togliere questo connettore grande. Eccolo qua. Questo e questo qui. Una volta staccati i due cavi. Una volta distaccati i cavi, bisogna mettere questo qua qui e l'altro grande dietro al monitor. Questo è l'altro grande. Mi raccomando di alzare questa levetta, questa piccola qui. L'altro cavo va dietro sempre al monitor. Non potete sbagliarvi perché gli attacchi sono singoli. In dotazione c'è anche quest'altro cablaggio, tra cui c'è l'RCA, quello lì giallo per la retrocamera. Questo bianco va dietro al monitor e il cavo LVD, questo va qui, agganciato qui. Una volta collegati i cavi, girare la chiave, attendere che si riavvia e questo è il monitor funzionante. Poi per il passaggio dei cavi dovete arrangiarvi un attimo da soli perché ogni macchina ha un suo spazio. Vi ringrazio a tutti, grazie, arrivederci.